E la giostra che più ha fatto discutere, quella straordinaria, ora però tutti la vogliono vincere. Buonasera a Fabio Frabetti e Gabriele Veneri. Si sono preparati tanto per questa giostra, che succederà adesso? Tutti la vogliono e sicuramente sarà una giostra molto calda e agguerrita. Il tempo per allenarsi l'hanno avuto durante il mese di agosto, una cosa diversa, e vediamo quello che succede, ma ci aspettiamo un bellissimo spettacolo. Parte Gian Maria Scolcucci dopo un'incertezza. 5! Ha fatto 5 subito! Ha fatto un 5 pieno strepitoso. Strepitosa carriera subito in apertura di Gian Maria Scolcucci. 5 pieno, adesso deve riconsegnare la lancia, ma non sembrano esserci dubbi. Sicuramente il tiro è senza sbaffature alcune. Ha fatto una carriera meravigliosa. Adesso sta riconsegnando la lancia, è stato bravissimo. E saluta così il pubblico! Per togliere tutti i dubbi, saluta con un sorriso. Tito Filippo Fardelli. Sembra un 2. Sembra un tiro un po' basso, da misurare sicuramente, però non è sicuramente pulito come quello di Santo Spirito. Ci ha tirato e ha fatto una carriera generosa, però purtroppo potrebbe essere un colpo sbagliato. Confermato il 2. Eh sì, un tiro sporco verso il basso. Purtroppo no, non è facile colpire il 5. Enrico Vedovini. E molto anche nel 4 la punta della lancia, quindi è da misurare attentamente, è un tiro comunque bello, coraggioso. Vediamo, questo li tiene un pochino a lavorare i giudici. Primo cavaliere, il quartiere Porta Sant'Andrea, ha marcato, punti 4. Un 4. Sì, è un 4, confermato, purtroppo non ce l'ha fatta Enrico a reggere il passo per il momento con Porta Santo Spirito. E poi parte Andrea Vernaccini. Ha fatto 5 Vernaccini, è stato bravissimo, eccezionale. Subito il capitano ha urlato di riportare la lancia, sigillare questo 5 che dimostra come Porta del Foro sia ormai nell'Olimpo dei grandi quartieri. Porta del Foro ha lavorato tanto, è ritornato ad essere un quartiere molto competitivo e con questo ragazzo ha dimostrato un grande lavoro, bravissimo, grande carriera, bravo. Rumori di tutti i tipi per Elia Cicerchia, che comunque è partito. L'ha fatto pieno. Deve riconsegnare la lancia. Il marziano. Questi sono dei marziani. È un marziano della giostra del Saraceno, Elia Cicerchia. È un marziano. Ha dimostrato che la forza di gravità non esiste per lui. Lui fa 5, sempre. È una fabbrica mostruosa, eh? Incredibile. Con i suoi cavalli. Guarda, lo bacia con come i cavalli degli altri, una cosa incredibile. Ed è partito Alessandro Vannozzi. La lancia non si spezza ed è un 4. Sì, il colpo è stato veloce, però si è fermato nel 4 Alessandro. Non è riuscito a fare niente di più di quello che purtroppo ha fatto. Anche Stefano Chierici può solo spezzare. Sì, anche lui può solamente spezzarla e riuscire di fare
in modo che il suo quartiere rimanga partito. Stefano Chechici non si spezza e mi pare un 4. È un 4 e la carriera non era purtroppo molto veloce, quindi diciamo la possibilità che la Lancia si rompesse su una carriera così è veramente quasi impossibile. È partito Andrea Carboni, dentro o fuori? Ed è un 4, Santo Spirito vince la sua 33esima Lancia d'oro, la settima degli ultimi 6 anni, un ruolino impressionante. Santo Spirito fa cappotto e ha vinto la giostra, è incredibile, 5-5-10, tutti in corsa, nessuno al suo livello, per il momento non c'è storia. Con un 10 Porta del Foro ha di nuovo accarezzato il sogno, è stato il quartiere che ci è andato ancora una volta più vicino, così come a giugno. Sono stati bravissimi, Carboni questa volta è rimasto un pochino più dentro, non ha rischiato di nuovo l'errore della scorsa giostra, però insomma il quartiere è preparato e sicuramente un quartiere vincente, ma ancora per il futuro con Santo Spirito in queste condizioni. Una macchina da guerra, due giostatori incredibili, Martino Gianni re indiscusso della piazza, e fra una settimana c'è un'altra giostra, questi partono di nuovo primi, rischiano il tripletto, se fanno così l'ammazzano tutti. Elia, è un'emozione unica, penso, dove volete arrivare perché siete una macchina da guerra qua? Ma sicuramente non ci fermeremo qui, ma non come a livello di vittoria, non ci fermeremo qui col lavoro, stiamo un po' tutti iniziando a capire che siamo in crescita e non dobbiamo fermarci. Quest'anno abbiamo fatto tantissimi sforzi, ne stiamo facendo tuttora e ne faremo perché domani l'altro ci sono le prove, quindi però ecco, sicuramente siamo una bella squadra. Il cavallo aveva fatto vedere dalla settimana delle prove che comunque era migliorato rispetto a giugno, poi facendo le prove soprattutto, perché a giugno poi provai poco e niente, insomma i presupposti c'erano, ovviamente poi il giorno della giostra è tutto molto più difficile. Ti fai il triplete? Ci proviamo, sicuramente ci proviamo, però non sarà facile, ecco. A chi la dedichi? La dedico alle vittime del terremoto, perché penso sia giusto questo. Una giostra pazzesca, un 10 in una straordinaria. Bella, eh? Sì, forse proprio con questa giostra qui ci doveva venire questo benedetto 10. Bello, siamo contenti, è una bella dimostrazione anche di forza, di capacità, siamo soddisfattissimi. Senti, raccontaci la tua carriera che poi è quella che ha indirizzato la serata. La mia carriera era quella che dovevo fare, fare attenzione in partenza. Io credo che l'abbiamo gestita con estrema tranquillità e anche consapevolezza, insomma, tecnica di quello che dovevamo fare. Poi lo sappiamo, la cavalla passa la linea. Come va? La cavalla supera la linea bianca e dopo è eccezionale. E il punto c'è stato e poi lì ha replicato e bene così. Una gioia grandissima, ma ormai purtroppo questi ragazzi, Martino, il capitano, tutta la squadra tecnica mi hanno abituato a queste gioie. Non so cosa, per provare delle emozioni ancora più grandi, che cosa si deve fare. Magari ci dovranno assegnare dei cavalli a caso un minuto prima della giostra, noi si va in piazza e si proverà a vincere anche in quel caso lì. Tenterete il cappotto a questo punto? Assolutamente, è doveroso. Ora noi abbiamo un grande dubbio con chi cavalli andare in piazza. A questo punto qui abbiamo un parco di cavalli straordinario. Esagerare. Grande spettacolo è stata questa giostra dedicata al Giubileo della Misericordia. Sì, sono molto contento, è stato un grande spettacolo, mi è piaciuto anche il comportamento dei quartieristi, una grande, diciamo così, una grande e reciproca correttezza, quindi una giostra corsa anche nel clima di dolore. E la gente vicino a noi è morta, noi abbiamo corso la giostra, una giostra dedicata alla misericordia, quindi mi pare veramente bello, ecco, in generale sono molto contento. Infatti il minuto di silenzio è stato osservato da tutti, sì, straordinario il pubblico. Sì, è stato un momento molto toccante secondo me e credo che dobbiamo anche in questo momento, quello che ci siamo detti, pregare per questo momento di dolore e quindi ripeto, sono contento di averlo vissuto insieme alla mia città. L'organizzazione come l'ha vista? Molto bene, io credo che è stata organizzata bene,
non ci si credeva all'inizio, la città ha risposto bene, credo l'intuizione del presidente dell'ente Giostra, del sindaco, del professor Rossi che ci ha creduto molto anche lui, del nostro vescovo, insomma dei quartieri alla fine, quindi sono grato a tutti per aver vissuto questa giostra.